Questa mostra apre le porte alla produzione digitale. Sono questo ciclo di quadri, di teli e di pacchi che rappresentano due temi fondamentali per me oggi, questo tema sulla globalizzazione, sugli spostamenti etnici, sui flussi migratori, ecco, sulle densità a cui le città sono sempre più sottoposte, ecco, hanno proprio questa simbologia, cioè da una parte i teli hanno un significato sulla verticalità. I pacchi portano dentro la metafora del viaggio, dello spostamento, qualcosa che tende anche a gonfiarsi metaforicamente. Qui c'è una forte componente della pittura elettronica, ma anche degli interventi con gli acrilici. Gli interventi tendono a cancellare, a rendere sempre di più anonime queste città che si sembrano sempre di più tutte uguali. Il gonfiore stesso, il pacco, tende a stabilire una dilatazione delle componenti migratorie e ad occupare alcuni spazi. Il pacco rappresenta anche quello che in genere si definisce dilatazione. L'arredo urbano della città contemporanea è diventato qualcosa che ha arricchito il mio lavoro. I teli che scendono dai palazzi, che coprono le installazioni di restauro, le imbottiture sempre di più del nuovo designer, appartengono ormai alla mia identità. I PVC, il polistirolo espanso, sono i materiali che io uso per costruire queste opere. Mi siedo qui, è come se i ricordi aumentassero. Questa era la poltrona che avevo allo studio di Via Oslavia. Questa poltrona è importante perché era appartenuta ad un grande pittore che era Balla. Era rimasta nello studio che aveva avuto a Via Oslavia e io quando l'ho preso in affitto ricordo che la signora che mi ha affittato lo studio mi ha detto che questa poltrona era una poltrona importante. Io l'ho dipinta perché dovevo fare un manifesto per un convegno sugli artisti. Ho fatto sedere un mio amico pittore e
e l'ho fatto sedere su una tavolozza. Sto disegnando sulle piantine del Museo di Mosca il modo come impaginare una grossa mostra antologica piena di installazioni video, e naturalmente ho vicino anche il mio catalogo, un catalogo dove riportano tutto il mio lavoro, e quindi sprona alla memoria a questo tema che va avanti ormai da 40-45 anni, il tema della città. È un tema che per un provinciale evidentemente ha colpito talmente forte da non averlo mai abbandonato. E io ricordo questo elemento di una città molto ravvicinata, anche piena di grande tensione. Ricordo i pavimenti, i San Pietrini, le cassette postali, le saracinesche chiuse. Una città piena di tensione. Mi sono allontanato in modo da questa cosa come se volessi avere con la città un altro tipo di rapporto. E allora, così come si fa con un elicottero, l'ho preso e mi sono allontanato, ho guardato il paesaggio a volo di rondine, mi sono voluto allontanare proprio per vederlo da lontano, per poter capire anche meglio come comportarmi con la pittura. Mi interessava capire che cosa significa dipingere quando vedi un oggetto da vicino, che cosa significa invece dipingere quando questo oggetto lo vedi da lontano. Dopo aver attraversato anche atmosfere diurne, notturne, mi sono allontanato talmente tanto da vedere la città in una pianta, in uno stradario. Lo stradario per me è diventato un elemento importantissimo, perché lo stradario ha il significato dell'incontro, della comunicazione o dell'incomunicabilità. Thank you.
Il cambiamento dello studio è stato anche un cambiamento di linguaggio. Qui nasce una produzione che è una produzione legata sì alla pittura, ma anche al videotape e alle videoinstallazioni. Qui ho realizzato il video Footprint con la collaborazione del musicista Nicola Sani. La musica rispetto all'immagine è una componente importantissima e naturalmente la musica qui non era qualcosa di accompagnamento, ma aveva bisogno di un sincronismo anche mentale molto, molto forte. Dopo Footprint nasce un omaggio ad un mio conterraneo grandissimo come Giacomo Leopardi, una installazione con la quale ho avuto un rapporto quasi di ritorno nella zona dove sono nato e ho trovato un pathos che mi ha servito moltissimo. L'immagine alle mie spalle in qualche modo mi ha aiutato a progettare un'installazione che mi è stata commissionata dai fratelli Guzzini sul tema della luce, l'acqua e il colore. Io ho pensato ad un'immagine verticale, ad una torre composta da 60 monitor, 6 centraline di montaggio e di smistamento dell'immagine, 2 computer che trascinava naturalmente alla coreografia. Questa installazione ha poi vinto il premio Guggenheim ed ha avuto un itinerario appunto in alcuni musei europei
è stata al padiglione italiano di Hannover e tutt'oggi si può vedere appunto nella fondazione dei Guzzini a Recanati. Nel 2000 ho realizzato un video che si chiama 900, partendo appunto da un quadro emblematico, il quadro di Pellizza da Volpeto, Il Quarto Stato, dove l'elemento più dinamico di questo quadro era questa donna che teneva in braccio un bambino rispetto alla folla che aveva dietro le spalle, in atteggiamento di camminare, ma in realtà un quadro immobile, l'unico dinamismo che mi ha impressionato, questa donna a cui ha abbandonato il gruppo e si è avviata nel Novecento attraversando una serie di studi di maestri della pittura del Novecento, Balla, Picasso, De Chirico, Zsigmond Wertov, Chagall, Mondrian. Al Novecento si aggiungono altri tre omaggi che ho fatto dentro la testata della ruota di Duchamp, Hopper, Engre e Bacon. Sto lavorando ad una quadreria, ad una videoquadreria, cioè tentando anche di riportare il concetto di quadreria dei vecchi ritratti del Settecento, dell'Ottocento, con una serie di videoritratti di giovani donne che esprimono l'idea del proprio tempo. C'è un aspetto e un velo nel loro modo di esprimersi, di malinconia, di elementi esistenziali che probabilmente, a mio avviso, l'uomo non riesce ad esprimere. La telecamera si sostituisce al pittore e ribalta il concetto di interpretazione, cioè il pittore interpretava il soggetto. Oggi il soggetto ricava un elemento di comunicazione da se stesso. L'ultima produzione è la capacità anche introspettiva di leggere anche dentro di noi. Io ho preso la mia famiglia e ci siamo ripresi per dare un'interpretazione anche al tempo di noi stessi. Ci sono due ritratti, due videoritratti, uno fatto nel 2004 con i miei figli, i miei nipoti. Le stesse persone, la stessa impaginazione viene ripresa dopo 4 anni, nel 2008. Questa è la postazione di computer grafica dove io progetto le mie immagini, i miei teli, i miei pacchi. Il sistema digitale comprende anche una ricerca, che è quello che sto facendo, di portare dentro al file un sistema di pitturazione, un sistema di progressione che è appunto pittura elettronica. Io mi sono anche occupato molto
di computer grafica, della comunicazione corta, delle sigle. Ho collaborato molto sui linguaggi televisivi. La comunicazione corta è stata per me una grande palestra di allenamento, perché non solo mi ha creato dentro il mio modo di produrre un potere di sintesi molto forte, e ora questa esperienza la sto trasportando dentro la ricerca della pittura elettronica. Questa installazione comprende 7 teli e tutti dedicati alle avanguardie storiche sovietiche degli anni 20, e che alla base di ogni telo verrà poi installata una valigetta che comprende un videolettore con un display con delle immagini mie che mi sono inserito dentro un filmato di Zygabertov. È un omaggio alle avanguardie storiche sovietiche, al suprematismo, a tutto il lavoro che hanno fatto, al di là della ricerca artistica, sui manifesti, sulla segnaletica stradale, sugli interventi, sulla socialità.